Allora, Alfredo invece vi parlerà della componente forse principale, cioè se volete analizzare il traffico avete bisogno prima di tutto, avete l'esigenza di catturarlo. Cattura che potrebbe anche essere facile su linee molto lente, ma quando iniziamo a parlare di grandi cifre, da 10 giga in su, ci sono problemi. Alfredo vi farà vedere qual è la soluzione che utilizza NetOp. È una soluzione in realtà indipendente che potete utilizzare, insomma è possibile agganciarci anche altro, giusto? Non vorrei dire una stupidaggine. E vi farò vedere in dettaglio che cos'è PF-Ring e come lavora. PF-Ring Zero Copy, giusto? Sì, PF-Ring Zero Copy, vi mostrerò anche un estratto di quello che ho presentato questa settimana a Stack, che era una conferenza organizzata dal fondatore di Wireshark. Dunque abbiamo visto con Simone cos'è più o meno il monitoraggio di rete, in questo caso particolare con NetOpNG. NetOpNG è uno strumento di monitoraggio di rete, come tutti questi strumenti ha bisogno di catturare il traffico, di catturare il traffico raw, ovvero pacchetti interi, non semplicemente il payload di pacchetti che sarebbe quello che poi viene passato alle applicazioni dallo stack di rete dei sistemi operativi. Bisogna ricatturare questo traffico in modalità promiscua, ovvero di solito si mette una sonda su un apparato, un link in cui c'è del traffico che non è destinato alla macchina che sta catturando il traffico, ma del traffico destinato ad altri, quindi abbiamo bisogno di catturare in modalità promiscua, ovvero senza filtrare il traffico con il MAC address della macchina, ma catturare tutto il traffico che passa in. E questo traffico è per natura ad alta velocità, si parlava prima del data center di ASP, quindi è traffico che va dall'1 ai 100 gigabit. Dunque, il problema qual è? Se noi vogliamo utilizzare del software open source che finalmente viene fatto girare su delle macchine standard, hardware con molti, come diceva Luca prima, quest'hardware è un hardware general purpose, che usa dei driver fatti per funzionare con dei kernel general purpose, che quindi per natura non sono fatti per catturare il traffico ad alta velocità, ma sono fatti tipicamente per dare connettività appunto alla macchina sulla quale gira. Per cui è nato PF-Ring. PF-Ring è un framework open source, in gran parte open source, poi come ha detto Luca ci sono delle estensioni commerciali, che è nato nel 2003 originariamente come un modulo del kernel in grado di parlare con il driver di rete pitchato con driver standard in modo da accelerare il processo di cattura del traffico in modalità promiscua. Quindi sono nati dei driver pitchati che giravano nel kernel, è stato aggiunto il supporto al filtraggio nel kernel, il clustering, ovvero la possibilità di distribuire questo traffico su processi in modo da fare del load balancing, cioè distribuire il carico su più core. Si è evoluto diciamo fino ad oggi, oggi supporta la maggior parte delle schede di Intel con driver che girano spazio utente, che sono driver accelerati che bypassano il kernel, cioè non vanno attraverso i meccanismi standard del kernel di Linux in questo caso, e supporta anche la maggior parte delle schede di rete specializzate per la cattura del traffico tipicamente basate su FPGA. Dunque, vediamo un attimo l'architettura dei PF-Ring. Dunque, come dicevo prima, PF-Ring è nato come modulo del kernel, quindi PF-Ring.kpo, che sarebbe un modulo che gira il kernel, che parla con la scheda di rete e manda il traffico di spazio utente alle applicazioni attraverso una libreria che si chiama libPF-Ring, che può essere estesa attraverso dei moduli. Vedremo dopo alcuni esempi di moduli. Cioè che casi vengono usati, tipicamente vengono usati per aggiungere supporto del device tipo delle schede FPGA a PF-Ring. Quindi le applicazioni possono girare direttamente sul PF-Ring usando le API di PF-Ring o mettiamo a disposizione anche una distribuzione dell'IPK patchata. Quanti voi conoscono l'IPK? Ok, è una libreria che serve per la cattura del traffico in modalità promiscua, però ha dei limiti per quanto riguarda la velocità, infatti ha delle overhead, può essere usata tipicamente con TCP dump ad esempio, perché per natura non è un'applicazione che ha bisogno di
in grado di catturare il traffico ad alta velocità, però nel caso del monitoraggio di rete, in cui bisogna analizzare il traffico fino a 100 gigabit dell'overhead, non può essere inaccettabile, diciamo. Quindi forniamo anche una versione modificata di IPCAP che viene accelerata a TF-Link e sulla quale si possono far girare applicazioni legacy o comunque basate sull'IPCAP tipo Wireshark, tanto per fare un esempio. Come funziona un driver di rete? Ora non voglio entrare in dettaglio perché ho visto a pomeriggio c'è un seminario che mi parlerà di questo, quindi voglio lasciarlo questo pomeriggio. In pratica un driver di rete alloca dei buffer qui su, del device possono scriverci attraverso DMA, cioè possono scriverci direttamente senza l'interpretare CPU. Quindi il driver fornisce questi buffer alla scheda di rete, la scheda di rete ce la scrive dentro il pacchetto, i pacchetti. Dopodiché, quando la scheda di rete riempie questi buffer con dei pacchetti, viene notifica il driver attraverso un API passa questi pacchetti alla scheda di rete e poi li fa danneggiare fino a far arrivare l'applicazione. Dunque, come funziona TF-Link quando noi siamo nel driver standard o comunque driver che gira nel kernel? Una volta che la scheda di rete ha riempito questi buffer con della roba, nei pacchetti, questi pacchetti o attraverso i meccanismi standard del kernel, quindi tramite delle loop nel kernel, o attraverso il driver special che rimanda direttamente al nostro modo del kernel TF-Link, questi pacchetti vengono bloccati in un'area di memoria che è un buffer circolare. Questo buffer viene mappato in spazio utente, ovvero l'applicazione è in grado di leggere direttamente questo buffer, quindi nello spazio di indirizzamento dell'applicazione, e quindi l'applicazione è in grado di processare direttamente il traffico senza ulteriori call e senza del system call, che non ci permetterebbero di andare sopra certe velocità. Questo per quanto riguarda il driver standard. Come anticipavo prima, TF-Link supporta anche dei driver accelerati che evitano tutto l'overhead che viene introdotto dai meccanismi standard di un sistema operativo. Quindi, utilizzando questi driver, l'applicazione direttamente parla con la scheda di rete, l'applicazione alloca della memoria la mette a disposizione della scheda di rete, la quale riempie questa memoria con i pacchetti in ingresso, l'applicazione direttamente legge questi pacchetti. Quindi, in questo caso, il pacchetto viene bloccato una sola volta dalla scheda di rete, dopodiché l'applicazione di più diciamo non ha bisogno di fare ulteriori colpi. In questo caso il driver è semplicemente una funzione di inizializzare la scheda, ma il lavoro a runtime diciamo, viene fatto attraverso una libreria spazio-tempo. Sopra a questi driver in zero copy ci abbiamo prescritto un API in modo da semplificare la vita agli sviluppatori e a permettere di lavorare completamente in zero copy anche quando c'è la necessità di definire delle architetture un po' più complicate, dei pattern più complicati per il processamento del traffico, ad esempio creare un bilanciatore, quindi distribuire il traffico di ingresso su più thread, o quindi su più core, o più processi, o addirittura più macchine virtuali. Questi che vediamo qui, tipo il worker, le quote, le queue e i pool, sono delle componenti di queste API. Ad esempio, è possibile scrivere un'applicazione che aggrega il traffico della questione di rete, c'è un oggetto worker che quindi legge questo traffico, ci calcola un hash sopra, ovvero ci chiama una funzione che dice dove questo traffico deve essere mandato e quindi il traffico viene forwardato, viene inviato a più thread o più applicazioni. Tanto per farvi un esempio, il codice per scrivere questo pattern qui di processamento sono queste 6 righe di codice, ovvero si crea un cluster che sarebbe diciamo un modo per rappresentare questa architettura che ha un tipo unico, vengono aperti un numero di device d'ingresso quindi per catturare il traffico delle interfacce, vengono create una serie di code sulle quali questo traffico va distribuito e poi si avvia il nostro oggetto worker o bilanciatore in questo caso
che avere il traffico dell'interfaccia ingresso e davanti sull'interfaccia d'uscita. Opzionalmente, io vediamo dei parametri a null, si può passare una funzione custom per distribuire questo traffico. Quindi, se noi volessimo distribuire questo traffico basandoci ad esempio sull'applicazione, potremmo farlo scrivendo una funzione che, dato il pacchetto, usando il DPI, calcola l'applicazione e fa il trasporto del traffico basato ad esempio sull'applicazione. Tornando un attimo indietro ai driver, diciamo che con i driver standard, siccome c'è diciamo l'overhead del kernel, c'è da passare attraverso i meccanismi standard del kernel, questi driver qui vanno bene per catturare il traffico fino a diciamo 2 milioni di pacchetti al secondo, diciamo da 1 a 3 milioni al secondo del dato. Con il driver zero copy, quindi in cui si evita tutto l'overhead del kernel, riusciamo a catturare 10 gigabit line rate per 15 milioni di pacchetti al secondo con un solo core o multi 10 gigabit usando più core. Un'altra alternativa è usare delle schede FPGA, che sono degli adattatori di rete specializzati per l'apertura, in cui viene effettuato l'offload di molte funzionalità che riguardano appunto l'apertura del traffico promiscuo, soprattutto vengono ottimizzati gli accessi in memoria ai pacchetti. PFLink supporta la maggior parte degli adattatori commerciali sul mercato, tra cui Navate, Quirium, Accolade ed altri. La cosa interessante è che questi adattatori tipicamente hanno delle librerie che lavorano a spazio utente. Questo comporta che l'applicazione ha bisogno di usare la libreria specifica per quell'adattatore di rete. Quindi quando andate a scrivere un'applicazione con una scheda Navate avete bisogno di usare il DL Navate, quindi siete legati a un certo hardware. Quello che abbiamo fatto noi è stato creare dei modi dentro PFLink che permettono di gestire queste schede di rete. Quindi la vostra applicazione in questo caso avrà bisogno di parlare l'API PFLink, non l'API specifica della scheda di rete, per cui voi potete scrivere l'applicazione una sola volta con l'API PFLink e a runtime leggere da una scheda piuttosto che da un'altra, semplicemente cambiando il nome dell'interfaccia. Ok, quindi a questo punto noi siamo in grado di catturare il traffico di rete fino a 100 GB, come abbiamo visto, usando interfacce standard o interfacce specializzate. E questo va bene per l'applicazione di analisi del traffico tipo RWG, tipo Improv, tipo altre applicazioni che sono delle sonde fatte per andare ad alta velocità. Ma cosa succede se noi vogliamo analizzare questo traffico a livello del pacchetto, ovvero utilizzare ad esempio Wireshark o TCP dump? Anche a bassa velocità, a un gigabit, ma anche meno, avremmo dei problemi perché Wireshark non riuscirebbe a stare dietro a questo traffico della rete creativa. Vuoi perché deve selezionare il traffico, ovvero andare a vedere per ogni singolo pacchetto quali sono le informazioni contenute in modo da permetterci di navigare il pacchetto. Vuoi perché la finestra di Wireshark esplorerebbe all'infinito perché il traffico di ingresso è troppo alto. Una tra le soluzioni a questo potrebbe essere quello di filtrare il traffico. Infatti tipicamente quando c'è da fare la consulti, quindi quando c'è da cercare un problema, noi abbiamo lo strumento di analisi con TopG che ci dà una visione globale, la visibilità del traffico globale. Quindi noi lì nel TopG ad esempio possiamo andare a vedere cos'è che ci interessa analizzare più in dettaglio, tipo un flusso o un IP. A quel punto lì andare dentro faccia per configurare un filtro e decidere di filtrare il traffico da quel filtro lì. Wireshark ha due tipi di filtri: filtri di cattura, ovvero filtrare il traffico prima che venga processato da Wireshark, e i filtri di display filter, cioè i filtri che ci permettono di filtrare il traffico dopo che è stato catturato da Wireshark. Ovviamente quello che ci interessa è utilizzare i filtri di cattura, perché filtrare il traffico dopo che è stato catturato comporta comunque l'overhead di Wireshark, perché comunque lui deve disezionare tutti i pacchetti e ci vuole del tempo anche per il filtraggio, quindi diciamo non risolve il nostro problema. Mentre quello che ci interessa a noi è filtrare il traffico prima che venga catturato da Wireshark. Vediamo qual è il meccanismo standard in Wireshark per filtrare il traffico d'ingresso. Quando noi specifichiamo un filtro di cattura,
Wireshark lo passa alla LibPK che compila questo filtro, ci genera del bytecode che a quel punto viene passato al kernel, dove al kernel o a seconda dei casi anche in spazio utente, dove c'è un promotore BPF che per ogni pacchetto, c'è un esempio, valuta il bytecode e decide se il pacchetto deve essere catturato o meno, deve essere passato su o meno, in realtà è stato catturato. Come vediamo, per ogni pacchetto c'è un bel po' di lavoro da fare. Se noi disegniamo i dati di gigabit, abbiamo circa 15 milioni di pacchetti al secondo, per un pacchetto di 67 nanosecondi, capiamo bene che non riuscirebbe un meccanismo standard di bitcoin, non riuscirebbe a stare dal traffico. Quindi questo è già di gigabit, pensiamo a 100 gigabit che già presenta, con 100 gigabit che sta per arrivare. Quindi, diciamo, il filtraggio ci può aiutare, però il filtraggio deve essere veloce, ovvero non possiamo rischiare di perdere del traffico interessante, noi vogliamo far passare tutto il traffico interessante, scartare solo quello che non ci interessa. Quindi, se noi andiamo a utilizzare BPF sul traffico di 10 gigabit, sicuramente il motore BPF non riesce a stare dietro al traffico e avremo della perdita di pacchetti. Le considerazioni. Tipicamente la gente usa dei filtri piuttosto semplici, anche se BPF è abbastanza flessibile da permetterci di cercare ad esempio dei frammenti. Però molto spesso abbiamo bisogno di cercare il traffico di un indirizzo IP o di un flusso. Una possibile soluzione potrebbe essere usare dei filtri hard, in quanto tipicamente sono dei filtri semplici che permetterebbero di supportare il filtraggio per IP o per flusso, e ci permetterebbero di catturare senza avere perdite di pacchetti, perché il filtraggio con i filtri hard avviene appunto nella scheda di rete che va a diciamo, va alla velocità del traffico in ingresso. Questo è un esempio utilizzando una scheda NAVADE. Abbiamo tradotto questo filtro qui TCP e source host 1.2.3.4 destination host 5.6.7.8 nel NTPL, che sarebbe il linguaggio che è usato da questa scheda per settare i filtri in hardware. Il problema con questo tipo di filtraggio è che, capite bene, è complicato per una persona scrivere questo tipo di regole ogni volta che ha da invece da processare, da catturare del traffico, da filtrare del traffico. Quindi quello che vorremmo è usare i filtri in hardware, ma continuare ad usare il BPF, perché è quello a cui siamo abituati, quello che usiamo ogni giorno. Usiamo, parlo per chi insomma ha a che fare con questo tipo di cose. Quindi qual è la nostra idea? Quando sento il filtro di BPK o il BFRing di conseguenza, il BPK quindi passa questo filtro al BFRing che effettua il parsing del filtro, che i due filtri sono diversi, c'è una parola di... quindi noi vogliamo che il BFRing passi questo filtro, quindi lo interpreti, lo converta in delle regole hardware che la scheda è in grado di capire. In questo caso non dovrebbero esserci perdite di pacchetti, quindi riusciamo a filtrare il traffico all'RS, cioè alla velocità del traffico. Quindi quello che abbiamo fatto è, abbiamo creato questo motore chiamato MBPF, che in realtà non supporta tutto il BPF, perché come abbiamo visto prima la scheda di rete supporta dei filtri semplici, non supporta tutti i complessi, quindi diciamo è un BPF ridotto che è in grado di lavorare su due livelli, ovvero sentiamo nella scheda di rete i filtri che la scheda è in grado di gestire tutto quello, quindi diciamo filtriamo il grosso, tutto quello che passa poi lo rifiltriamo con un BPF standard, se il filtro che abbiamo saltato nella scheda non è in grado di filtrare tutto quello che abbiamo richiesto. Questo ci permetterebbe di lavorare fino a 100 gigabit, quindi senza caricare la macchina. Prendiamo un esempio, quindi se noi andiamo a compilare
BPF standard, root filtro, TCP, e source host, N34, extension host, 5678, abbiamo questo bytecode. Con il nostro motore, questo filtro qui viene compilato, viene effettuato il parsing di questo filtro, quindi viene generato un albero che rappresenta il filtro BPF, e da questo albero quest'albero viene convertito in regole che possono essere fornite, che possono essere poi convertite nel linguaggio che la scheda è in grado di capire. Quindi ad esempio questo caso qui, questa regola, quell'albero lì viene convertito in una regola in cui c'è protocollo TCP, indirizzo IP sorgente 234, indirizzo situazione 5678. A quel punto, se siamo su una scheda NAPAD, ad esempio, viene generato un filtro nel linguaggio NTPL, in questo caso, della scheda che è la libreria NAPAD, che è in grado poi di convertire i filtri per la scheda. Quindi, ricapitolando, abbiamo sulla sinistra il BPF standard, sulla destra MBPF con la conversione dei filtri, di regole hardware per la scheda. Nel primo caso avremo su 10 giga, quindi nel caso in cui noi volessimo filtrare tutto il traffico, avremo un utilizzo del 100% della rete dei pacchetti consistenti. Nell'altro caso, utilizzando il BPF, quindi il VTAB, filtrando tutto il traffico, noi avremo un utilizzo del CPU dello 0%. E non avremo perdito i pacchetti, nel senso che la scheda è in grado di controllare pacchetto per pacchetto tutti i pacchetti per vedere se matchano i nostri filtri. Al momento supportiamo schede interne Bedrock Canyon basate sulla famiglia FM10K, che è una scheda in grado di funzionare da 10 a 100 GB. Schede NAPAD, schede Exabrains, sono entrambe FPGA, e siccome questo lavoro è abbastanza recente, insomma, qualche settimana fa, aggiungeremo questo supporto per altre nuove schede. Ok, sono quasi in chiusura. Se volete provare il Pfring, sono disponibili sorgenti su GitHub, oppure abbiamo dei repository, quindi potete andare su package.org, configurare il repository sul vostro, la vostra macchina Linux, e quindi per cui sta dando una apt-get. Okay. Grazie a tutti, se avete domande. Sì. La versione del source è solo senza del codice. Sì, questa è la versione seconda per fare. Io uso la versione, sto lì. Ah, dimenticavo, il nostro software lo diamo gratis da organizzazioni